Sorpresa nel mirino, e quindi in questo venerdì 14 ottobre abbiamo una visita speciale con Luigi Baccialli. I Piacentini lo ricordano e anch'io lo ricordo da cittadina oltre che da giornalista. Benvenuto, Luigi. grazie Nicoletta, grazie direttore. Anzi, il nostro direttore, tu invece, <ride> il direttore dei Piacentini, due anni significativi al massimo: 98-2000. Ma hai segnato veramente tanto ha insegnato e segnato la stampa piacentina. Ma sei troppo gentile, io ho avuto la fortuna a quell'età di arrivare qui a piacenza, di diventare direttore di una testata storica, come la libertà di lavorare con Donatella Ronconi, con Enrica, che ricorderò sempre ed è stato un periodo fantastico perché credo che sia stato un grande cambiamento insomma era un giornale che era rimasto per anni così come era, com era stato impostato molto, molto solenne, molto austero, noi l'abbiamo vivacizzato, l'abbiamo aperto di più insomma, quindi. Hai aperto queste porte, hai creato delle correnti eh, e tutte queste correnti si sentivano a Piacenza anche con le tue lettere erano veramente importanti, significative, le ricordiamo mm. ancora. È emozione anche oggi nel, nell'entrare nel nostro museo della stampa? Non sono tanti gli editori che hanno un museo come il nostro, tu che hai girato tutta Italia. Io ho visto tanti giornali, tanti editori, ma non c'è una redazione, una tipografia come, come, come questa. Io ricordo la vecchia rotativa, ma. Adesso rivedere il museo è qualcosa di straordinario, <ride> emozionante, no? è un tuffo nel passato. Eh? Ricordiamo quanti anni tu mm. hai di storia, di giornalismo, da professionista? Lui a soli 22 anni era già un professionista. Mm. È iniziato alla notte sì. eh, con Nutrizio. Con nutrizio esatto. Poi il giornale con Endro Montanelli, il mito di tutti i giornalisti, anche i più giovani, anche quelli che non l'hanno mm. letto all'epoca. Eh, con lui poi vai alla voce, non fu una grande esperienza quella, però poi si va all'indipendente e poi arrivi a Piacenza con libertà. Ora invece sei poi direttore del giornale di Vicenza e ora invece sei il direttore della TV. Domanda d'obbligo per i giornalisti di, della TV, avere chi proviene dalla carta stampata. E soprattutto qual è il tuo pensiero? Qual era? Cioè i giornalisti di carta stampata, no, c'è sempre stata un po' questa categoria A e B quasi? Ma io ho sempre pensato che siano due mezzi di comunicazione complementari, no? dovrebbero viaggiare su binari paralleli e fare molte sinergie. Non, non ho mai visto, però, nei gruppi editoriali in cui sono stato che ci fosse in qualche modo una, una collaborazione, perché l'uno può spingere l'altro, no? E quindi sono due mezzi che si possono aiutare quindi molto. Quindi la sinergia ci può essere. Ah, è un equilibrio delicato perché è anche nuovo. No. Certamente, però è, a volte è, è bello immaginare che, che, che la televisione la sera lanci quello che sarà sul giornale il giorno dopo, che poi eh, c'è più approfondimento sulla carta rispetto alla televisione. Comunque ecco, i giornalisti secondo me oggi hanno grandi possibilità, no? perché hanno non soltanto la televisione, la, il giornale, le radio. Ma hanno anche internet, quindi la rete. I social tu ci credi? Sono un'opportunità da cogliere comunque. Guarda, sono, io sono per l'apertura la, e per il citizen journalism, no, in qualche sì. modo. Però La ecco, bisogna, che viene anche dal cittadino, certo, dal basso, quindi certo. no. E questo è stato un grande cambiamento secondo me è in meglio, però bisogna evitare che poi questi mezzi vengano utilizzati come spesso sono utilizzati, con bufale spaventose, con notizie inventate, con attacchi gratuiti, ingiurie, aggressioni vere e proprie, Quindi i tu, problemi... Cioè tu giustamente il giornalista rimane con l'attendibilità della fonte che magari nella carta stampata della TV c'è, nella rete è un po' più difficile. Beh, La rete è una giungla Perché senza scrivono regole. Eseguono tutti. Senza quindi... regole. Sì, scrivono tutti e non c'è nessuna... mentre noi se sbagliamo veniamo querelati, giustamente se abbiamo sbagliato per diffamazione e si può incorrere in seri guai, Beh, chi fa del male sulla rete può uh, continuare ad agire indisturbato. In questo libro, lo scoppoman però, tu non parli di una storia vera, è un romanzo sì. eh, è simpaticissimo, <ride> tragico-comico, il giornalista ha preso veramente in giro un egocentrico che a tutti i costi vuole <ride> veramente entrare in una redazione. La, è un sogno che poi però non, per lui non si realizza e quindi fa delle sciocchezze. Eh, sì. una, ecco, io volevo fare una altro. storia divertente, no? per non usare il solito commissario, ho detto va, uso un giornalista, un reporter e quindi non è proprio una parodia. Del, del giornalismo, no? anzi, questo in qualche modo si vede che c'è del rispetto nei confronti di questo eh, personaggio che combina guai, spaventosi, fa delle gaffe tremende. No? Però c'è questa grande passione di fondo. Quindi è lì che gli porti rispetto. Perché sì, la passione. sì, perché lui fa di tutto per, uh, per arrivare sul giornale, per scrivere, per, uh, è un malato perché lui vuole. Lui ha la mania del colpo giornalistico, vuole andare in prima pagina e fa di tutto: addirittura appunto, fa, combina dei, dei grossi guai pur di, pur di arrivare a questo obiettivo. Quanti malati di scuola hai trovato nella storia? Intanto ricordiamo che tu sei eh, direttore della TV Rete Veneta e Tele 4 Trieste e Nordest TV, quindi ha un centinaio di persone eh, tra tecnici e, e giornalisti, mm. quindi è una una bella rappresentanza, ci sono dei malati di, di scoop, eh? quelli magari giovani che vanno un attimo. Beh, ogni, tanto, ogni tanto diciamo che proprio il matto, non, per fortuna io non l'ho mai, mai trovato, no? però vedi che a volte l'adrenalina nel nostro lavoro sale no? e si arriva ad esagerare, insomma, no? sempre con la voglia di... di di creare, di fare lo scoop appunto. No? Di, quindi di, in fondo è una droga, quella diventa una droga per il giornalista trovare una notizia che altri non hanno. No? Questa è una cosa che veramente è inebriante per, per il nostro mestiere, però bisogna restare entro certi limiti e questo invece è un pazzo a briglie sciolte. Il confine quindi del diritto di cronaca qual è per te? e quale deve essere per l'informazione il confine è, è, è quello che praticamente ci separa dalla, da rovinare la reputazione di qualcun altro no? cioè, dobbiamo stare molto attenti proprio nel, nel riportare i fatti anche nei, nei dettagli si si, può fare, si possono fare grossi danni a volte involontariamente intendiamoci no? nel, nel raccontare male una storia una notizia, ci sono casi che insomma adesso certo. sarebbe lungo ma raccontare ma che hanno fatto un po' giurisprudenza nel senso che li ricordiamo per dire stiamo attenti a non fare per esempio quello che era stato fatto anni fa quando un, il padre di una bambina fu accusato certo. sui giornali di averla eh, rovinata violentata, no sì. violentata e non era vero insomma questo la bambina era malata aveva esatto. una patologia in cassa stampata l'altro libro, questo intanto è in edicola adesso, quindi questo è quello da prendere. Ehm, tu hai creato un documento in cui accusi un po' la nostra categoria quasi un po' di, eh, di essere corporativa, ci inciti ad essere un po' più umili. Sì, ma io trovo che noi siamo un po' presuntuosi, o forse lo siamo stati, adesso lo siamo anche un po' meno, perché adesso i giornali... Adesso con la, con la ecco, crisi che c'è in giro! <ride> e poi anche nel vedere gente che sa scrivere benissimo, appunto, ah, anche sì, sui social, no? quindi siamo un po' meno, un po meno uh, così elitari, uh, però restano dei difetti che io appunto in quel libro avevo... Noi avevamo, perché adesso finalmente hanno ridotto il numero dei consiglieri, un ordine dei nazionali giornalisti di 140 consiglieri, ma ci lamentiamo delle caste, no? la politica, troppi parlamentari, dopodiché abbiamo 140 colleghi che vanno a Roma a fare i consiglieri, sono diventati 60, è stato giusto così. Dare un po' anche l'esempio anche noi. Quando eri arrivato a Piacenza, ti ricordi come ti era stata presentata Piacenza? Quando sei andato via, tu pensi di aver lasciato che cosa? Io ti ho detto quello che avevo sentito allora. Ma quando sono arrivato mi hanno subito detto, eh, i piacentini sono come le loro case, no? non sono bellissimi fuori, ma sono bellissimi dentro. No, no? Abbiamo e questo... palazzi splendidi, esatto. con questi cortili. E questa è una cosa che ricordo, ricordo sempre. Io ho lasciato questa città con grande rimpianto, perché... Mi sono trovato nella condizione di, di, doverla, di doverla lasciare a un certo punto, ma non l'avrei lasciata di mia spontanea volontà e, e quindi sono, sono andato sempre più a est, no? da Milano, Piacenza, Vicenza, Venezia, adesso Trieste, insomma, spero, finirò a Lubiana, spero di no. Però insomma per me rimane quella che era insomma, Piacenza, no? mi pare cambiata e ha tante qualità e tante e tante, mh, tanta ricchezza che proprio vedi, vedi nella gente che, che incontri per le strade. Noi prenderemo questo libro, lo leggeremo anche perché è sicuramente anche curioso oltre che entrare un po' in questo mondo, anche se poi viene messa un po' la lente di ingrandimento. Tu invece quando eri ragazzo il primo libro, quello che ti ha segnato magari quando eri a fianco di Indro Montanelli, insomma sai un po' è una cosa mm. che... Noi tutti un po' ti invidiamo, ecco, al di là poi della tua carriera, però ecco, anche vivere quel momento in quel periodo di giornalismo. Ci sono ma io, delle svolte. Ma dei io non so, io da, da bambino mi ricordo Zanna Bianca, ecco quello era... Ecco, era. Quindi ehm, non legato no. al, al, al giornalismo, alla no, storia? No, no, direi, direi di no. Poi ho letto, non so, le, le cronache di Buzzati, ecco, mi piacevano da Matti i suoi libri. Eh, poi mi piacevano molto i vecchi giornalisti, Orio Vergani eh, tutti, tutta quella categoria di giornalisti scrittori, anche quelli per esempio che hanno raccontato la guerra no? certo. eh, anche lì eh, veramente Rigoni Sterni. quelli sono i libri che mi hanno, Quindi, storia, mi hanno colpito di storia, memoria, molto. che cioè, è poi quella che dobbiamo avere anche noi, no? Sì, anche un certo. po' i valori, insomma, no? il coraggio questo da ragazzo mi, mi, mi colpiva molto Bene, ci vediamo alla prossima. Ti aspettiamo ancora. Grazie a Luigi Baciali, grazie per questo ritorno, questa visita. Noi ti leggeremo con lo supplemento, che è in edicola. Grazie, grazie a te, direttore. Grazie, eh? buon sì. lavoro.